Allora, oggi iniziamo con la mano sinistra, fermo restando il discorso arco che va fatto assolutamente tutti i giorni. Dobbiamo imparare proprio, dobbiamo prendere l'abitudine a lavorare almeno mezz'ora, 40 minuti, un'ora con l'arco, la suddivisione, quindi l'arco molto lento, cercando chiaramente anche di cominciare ad ottenere un pochino di suono. Quindi regolando il peso, cosa che poi magari più avanti vedremo ancora. Fermo restando quello, iniziamo con la mano sinistra. Oggi parliamo della sostituzione del primo dito sul secondo, quindi un avanzamento di mezzo tono per mezzo tono del dito e poi andremo anche a vedere qualche altra cosa. Comunque, per farvi rendere conto, indietro il secondo che sostituisce il primo. Allora, una cosa fondamentale che io non mi stancherò mai di dire è che il violoncello non è il pianoforte, non è la chitarra. Non abbiamo punti di riferimento come i tasti della chitarra piuttosto che i tasti del pianoforte e la difficoltà è proprio quella di noi lo produciamo il suono, lo creiamo il suono. Quindi è chiaro che dobbiamo cercare il più possibile di essere intonati, dobbiamo cercare il più possibile di avere dei punti di riferimento, perché se dobbiamo prendere una nota qui su, dobbiamo fare un salto di ottava o anche più o anche meno. Noi dobbiamo comunque avere dei punti di riferimento, per cui tutto il lavoro che si va a fare con la mano sinistra va proprio a riguardare questo, cioè misurare le distanze, misurare i modi di poter raggiungere il modo più semplice, più sicuro per poter raggiungere un intervallo. Non c'è una regola, io ritengo che non ci sia una regola precisa. È chiaro che ognuno di noi si può trovare meglio con un tipo di diteggiatura in un salto piuttosto che in un'altra. Quindi io non sono uno che impone diteggiature assolutamente, perché ognuno di noi ha la sua mano e quindi un allargamento che per me potrebbe essere normale, per altri potrebbe essere eccessivo e quindi non si può fare, si fa in un altro modo, si trova una soluzione. Quindi l'apertura totale alle diteggiature, questa secondo me è una cosa fondamentale. Proprio per una questione fisica, siamo diversi l'uno dall'altro, non c'è nulla da fare. Quindi, in un salto, in un qualcosa che magari può essere un problema, noi dobbiamo avere dei punti di riferimento, dobbiamo memorizzare l'intervallo, dobbiamo memorizzare il salto. E quello che dico io sempre, attenzione a non stare, perché un salto in questo modo qua diventa un problema. Questo è fattibile. Questo no. Un'altra cosa fondamentale è il martellare con le dita. Allora, questo è un gioco, io lo chiamo sempre gioco perché noi giochiamo con il violoncello per poi ottenere quello che ci piace. È un gioco che io ho fatto. Avendo vissuto in condominio per una vita da ragazzo e studiando chiaramente 7-8 ore al giorno, non era possibile in certi orari poter suonare, allora io mi divertivo a martellare con le dita. Era un modo comunque di tecnica, di meccanica interessante e nello stesso tempo sviluppava la muscolatura. E non stavo fermo, soprattutto, perché odiavo stare fermo. Quindi anche questo proviamo a farlo prima senza arco, in modo che martelliamo e sentiamo
se abbiamo messo bene il dito, dopodiché si prende l'arco, si fa su tutte e quattro le corde e sempre assolutamente a metronomo. 50. Fermiamo al si bemolle, sul re, martelliamo, ecco, questo è un modo di lavorare su chiaramente su tutte e quattro le corde. Sempre con il metronomo cerchiamo adesso una suddivisione diversa, che è un po' simile allo studio dei trilli. Proviamo a fare delle quartine. Perché ho ripetuto sul fa mi fa mi? Perché mentre ho iniziato in su, ripetendo sul fa mi fa mi, mi sono trovato in giù. Questo è un modo che dovete applicare perché non sia tutto statico, sempre in giù o sempre solo in su. Questo è un modo per poter variare l'arcata in base a quello che state studiando, perché non si studia mai solo con un'arcata, si studia con più arcate. Questa è la fase fondamentale di tutto. Ok? Ci vediamo al prossimo. Buon lavoro, grazie.